Barca, 2 anni, 3 mesi e 6 giorni. Ogni giorno ci siamo. La madre di Dio scende dal cielo. È la madre che dice, dopo tutti questi anni, ringrazio Dio Padre per il dono che hai dato a me di poter stare con voi così lungo. Figlioli miei, io vi amo tutti. Io vi amo con l'amore incommensurabile. Io vi amo come siete. Amate tutti con questo mio amore. E lei dice, se vedete i miei messaggi, vedrete i miracoli. Abbiamo sentito? Se vivete i miei messaggi, vedrete i miracoli. Se non ho possibilità, cosa chiede? Cari, che vi pregate il Santo Rosario ogni giorno insieme nella vostra famiglia, nella vostra parrocchia, nella vostra comunità. Nel 84 ha detto, un rosario sono misteri gioiosi, dolorosi, gloriosi, minimo ogni giorno. Giovanni Paolo II ci ha dato il quarto. Ma non è iniziato così. È iniziato chiedendo soltanto il credo, siete Padre nostro, Ave Maria Gloria. Iniziando con la piccola preghiera, supplicando il dono di poter pregare di più, perché preghiera, come le dice, è dialogo con amore, con Dio Papà, con il nostro amante di nostra anima. Che gioia, eh? Lei dice che ai figli, fate digiuno ogni mercato di Maria. E dice, soltanto con preghiera e digiuno si possono fermare la guerra, prevenire disastri naturali e cambiare il mondo. Domani è solennità. Non facciamo digiuno domani, ma oggi è digiuno per domani. Questo è normale. Avete sentito il messaggio che Ivan ha permesso che si pubblica? Messaggio privato al suo gruppo di preghiera per il mondo. 20 ottobre. Avete capito che il messaggio è verbatim, eh? Parola per parola, letterale, quello che è dato in luglio 25, 91. Cos'era in questo momento? Guerra iniziata in Croazia. Sangue usciva come a fiume. Donne, bambini massacrati, uccisi sulle strade. Come è serio questo messaggio? Lo richiamo con serietà, preghiera, digiuno, sacrifici. Avete letto il messaggio di Maria, il 25 di questo mese, no? Con serietà, di pregare, digiunare, aprire sacrifici per la pace. La Madonna dice, cari figli, io non posso salvare il mondo senza di voi. Quello che succederà, gran parte dipende da voi. Di chi dipende pace domani? Da me? Solo da me. Non devo guardare nel giornale o nell'internet chi è colpevole per questa guerra. Sono solo io. Che se avessi vissuto quello che lei diceva, la guerra non sarebbe stata. Questo è il suo promesso. Lei dice, cari figli, mettete la messa nel primo posto, almeno in domenica. Non andare a messa, uscire stessi, con musi lunghi, senza incontro con Dio vivo. In 84 ha detto, vi auguro, figli miei, se volete, di offrire la vostra vita come sacrificio, sia la vostra croce di mio figlio, per salvezza del mondo. Ecco cos'è la messa. Ecco cos'è la messa. Cari figli, leggete la Bibbia ogni giorno, della Bibbia nel posto visibile della vostra casa. Leggetelo, vivetelo, amatelo. Alla mattina cos'è prima cosa in questa mia vita? WhatsApp, Facebook, giornale, parola di Dio. Di oggi poi, mai più.
se non per parola, se non parola di Dio, fa parola di Dio.